16 morti e 3.000 feriti, di cui tanti bambini. E questo il bilancio dell'attacco terroristico portato avanti dall'intelligence israeliana in Libano, utilizzando i circa persone presumibilmente in dotazione agli Hezbollah. Un attacco terroristico al pari di quelli portati avanti attraverso le esplosioni di mezzi pubblici, di treni, di aerei. Stiamo parlando di un attacco che mira alla popolazione in generale, perché non si può sapere dove stavano in quel momento i miliziani con addosso il cercapersone che sarebbe esploso. Potevano stare, come abbiamo visto, in un mercato, potevano stare in un ospedale, potevano stare in una scuola, motivo per cui ci sono stati oltre 3.000 feriti, alcuni gravissimi. È un attacco terroristico al pari degli altri. Volevo farvi notare che la stessa intelligence israeliana, che è riuscita in qualcosa dove mai nessuno era riuscito prima, addirittura far esplodere centinaia di cercapersone nello stesso momento in paesi diversi. Bene, è la stessa intelligence che vuole farci credere di non essersi resa conto prima del 7 ottobre che Hamas stesse ammassando centinaia e centinaia di missili ai confini con la striscia di Gaza, che stesse preparando deltaplani per far lanciare i propri miliziani e che stesse preparando i bulldozer con i quali entrare nella zona più militarizzata al mondo. Gli stessi che sono riusciti in una impresa impossibile vogliono farci credere che non sapevano nulla di quanto Hamas stesse preparando il 7 ottobre. In realtà sappiamo che hanno bucato le loro comunicazioni. Ora è chiaro che il Mossad ascoltasse da sempre le conversazioni dei miliziani di Hamas e degli Hezbollah. In realtà era già chiaro quando sono riusciti in maniera chirurgica ad uccidere il capo di Hamas Haniyeh a Teheran. Le modalità con cui è stato ucciso il leader dei miliziani rendeva chiaro che Israele avesse bucato già da tempo i codici segreti delle conversazioni tra miliziani, ma adesso, con questo ennesimo episodio, col fatto che siano riusciti addirittura a far esplodere tutti i cercapersone in dotazione agli Hezbollah, toglie ogni dubbio. Il Mossad spia ed intercetta da sempre i miliziani di Hamas e gli Hezbollah, quindi prima del 7 ottobre sapeva tutto.